Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un nuovo video di invasioni questa volta. E niente, sono tornato alla Fiamma Nera perché è troppo figa. Qui abbiamo subito un duo con Fiumi di Sangue e un mago. E visto che mi accolgono caldamente, preferisco allontanarmi molto velocemente. Ho bisogno di bere la mia fiaschetta di balsamo per fare un po' di trade fatto bene, perché la weapon art che ho su questa doppia lama del sacriderma è devastante. Eccolo qui, lo spammatore di Fiumi di Sangue. Questo mi batte la poesia infinita, l'affondo carino. Però la Fiumi di Sangue no. E qui, hop, esplodono entrambi. Non mi stanno particolarmente simpatici gli spammatori di Fiumi di Sangue. Va bene, passiamo alla seconda, anche questa abbastanza rapida. E è un po' il bello e il brutto di questo livello, cioè sì, a livello 150 si possono usare tante armi, si può fare tanto danno, però diventa quasi una battaglia al primo che riesce a fare one shot, e qui li one shotiamo entrambi. Va bene, questa invece di invasione è un po' più lunga, sono in tre, hanno delle armi forti, soprattutto gli aiutanti. Questo c'ha la spada di Maliket, quell'altro c'ha, eccolo, caccia gigante. Io fortunatamente sono bello resistente perché quella caccia gigante non mi toglie tantissimo, però è un terzetto al quale bisogna fare attenzione. Infatti uso le doppie naghinata con passo del limiere, perché con questi, se si viene presi mezza volta, solo l'osta ha una spada dritta e lo scudo è abbastanza onesto. E qui mi becco sia caccia gigante che la lama di Maliket, però sopravvivo e direi che è il caso di una ritirata strategica. Qui noto che qualcuno è caduto e probabilmente, non lo so, inseguendomi. Infatti ci sono i nemici che lo stanno seguendo e si è buttato giù dal ponte. Ci metto un attimo a realizzarlo, ma non è in un'ottima situazione. Cosa faccio? Vado su, torno giù, salto qui, perdo vita, boh, gli lancio una palla, no, è troppo tardi, e niente, alla fine comunque non sopravvive il tipo, mi sa, o muore lui o muore l'altro, ma penso che sia morto lui, Dark Magician, credo almeno, perché dentro forse ci sono ancora i cavalieri, o forse li avevano liberati, è morto l'altro, adesso vediamo. Sì, li avevano liberato la zona, li avevano già uccisi. Va bene, li inseguiamo. Comunque da tre che erano sono rimasti in due e sono scesi a combattere. No, qui mancano tutti i salti. Questo era quello che scappava, eccolo qui. Viene fucilato e rimane... Ah, lui era Lost. Pensavo fosse quello con la spada dritta. Questa pochissima vita, il primo affondo doppio che gli ho fatto, gli ho tolto 750 punti vita e praticamente gli ho tolto tipo l'80%. Aio, questa lama di Maliket fa male. Va bene, ci imbalsamiamo, abbiamo le doppie Oslo che ho voluto provare. Dopo aver provato la doppia frusta del gigante di fuoco, sono andato a prendermi la seconda Oslo e secondo me queste due fruste sono decisamente meglio. Ah, anche questa è abbastanza lunga di invasione. Qui abbiamo Lost e il suo amico. Io ho messo la doppia lama sbagliata, perché quella con Ohara Lu volevo usare... Avessi usato la weapon art, probabilmente questo Alastor... no, non Alastor, l'aiutante di Alastor sarebbe già morto, che poi mi pare si chiami Alastor. Va bene, abbiamo quindi un po' di follia, lancia di Vike. Il setup dell'amico è decisamente ostico e tra l'altro è anche capace di giocare questo... mamma mia, abbiamo la Stars of Ruin. Dicevo, anche capace di giocare questo fantasma, questo Sambro. E proviamo a utilizzare la fiamma nera
che ha un buon range, un po' telefonata però, quindi è difficile colpire se ci aspettano. E ho provato a mettere doppio sigillo perché per usare gli incantesimi, dal momento che ho pochi punti azione, tanto vale farli valere. Ecco, poi io mi trovo molto bene con questi vasi di pietra lì meteoritica, no? Pietra vulcanica, che danno fastidio. Non è che facciano poi tanti danni, però danno fastidio perché continuano a toglierti un po' alla volta. Che ho sbagliato, avevo l'incantesimo sbagliato, mi sono confuso con le immagini lì in basso. E quindi dicevo, qui dietro c'è nascosto l'amichetto dell'host che vuole fare shield poking, e questo può essere un problema, mentre l'host ha la doppia estoc e lui ci lancia di nuovo un incantesimo. Se usate questo incantesimo, un consiglio spassionato è di usarlo con l'unlock, quindi dovete mirare più in alto, perché se loccate direttamente il vostro avversario è difficile colpirlo, invece dovete pensare di fare danno ad area e quindi dovete tentare di mirare il più in alto possibile, così generalmente il vostro avversario si allontanerà vedendovi mettere le mani in testa e vedendovi castare qualche incantesimo della frenesia. Se alzate la mira vi riuscirete comunque a beccarlo anche da lontano. Questi sono ottimi perché spingono le persone comunque a spostarsi. E oh madonna, cannono Vaima, e qui bisogna stare attenti perché i danni ad area di questo incantesimo, di questa stregoneria sono alti. Eccola lì, ne lancia un'altra. E quindi dicevo, oh vabbè, questa bomba la lanciamo fuori così alla folla. Però sono ottime perché spingono la gente appunto a spostarsi, a rollare, e noi possiamo fare roll catch. Qui loro mi vogliono seguire sul ponte, ma sul ponte sono avvantaggiato. Se siete invasori però ricordatevi che potete essere colpiti anche voi dai dardi per giganti, per ballista, e quindi non dovete correre dritto, ma dritti sul ponte in mezzo, ma dovete stare un po' di lato, sennò vi colpiscono voi invece che colpire i vostri nemici. E qui shield poke, io cambio arma perché ho bisogno di qualcosa che faccia un po' più di danni, perché questo Siddhartha si chiama, questo Sambro è abbastanza coriaceo, e ha la fiamma nera anche lui, una palletta di fiamma nera. Qui fermiamo un casting di uno Stars of Ruin che ci poteva fare male, e l'unico modo che ho per evitare questa stregoneria è tentare di mettere un angolo, un muro tra me e il caster. Questa fa danno, se l'avessi preso con la fiammata qui, peccato che vengo staggerato, non riesco a girargli abbastanza alle spalle perché al muro. Se l'avessi preso con la fiammata sarebbe morto sul colpo. E vai ancora vasi come se non ci fosse un domani, e questi sono fastidiosi. Eccolo qui il nostro amichetto dietro l'angolo. Ci cresce un po' la frenesia, ma siamo tranquilli ancora. E l'host carica un arco, che tra l'altro alla fine mi prende pure, perché bisogna sempre fare attenzione, questo fa danno ad area, quindi uno pensa di... sì, mi prende di striscio, mi toglie pochissimi punti vita, però uno pensa di farlo esplodere contro un muro, in realtà colpisce anche dietro. E continuiamo a dare fastidio. Chissà se è ancora dietro l'angolo. No, non c'è più, sono tornati un po' indietro. Allora li andiamo a riprendere. Penso sempre, quando succedono queste cose che si allontanano, penso sempre alle imboscate. Qui potete vedere la mia capacità di parkour che ho sempre problemi sulle radici. E va bene, non ci sono, volevo mettermi in una posizione sopraelevata per vedere se li vedevo. E sì, ho sempre paura che con tutte ste porte l'host si sposti e poi l'aiutante rimanga dietro ad aspettarmi per colpirmi da dietro. Dunque qui sicuramente l'aiutante è esatto, è sopra, mi ha tentato di prendermi alle spalle. Li evitiamo abbastanza facilmente e li riportiamo nella zona di prima. C'è Passo delle Miere che mi aiuta a trascinarli.
Ah, Lost si è incaponito. No, non a bocca, non a bocca. Va bene. Proviamo con un attacco in corsa, ma ci evita. Devo pensare come andare oltre quello scudo. E tutto a un tratto mi viene l'illuminazione. La cosa bella di questa build, delle build a fede in generale, è che hanno molte... Qui riesco a fare un predict incredibile. È che hanno molta versatilità. E quindi posso... effettivamente, aia, questo poke mi colpisce in pieno. Hanno molta versatilità e quindi se si ragiona un attimo sulla situazione si può trovare sempre, diciamo, lo strumento utile per superare i problemi che ci si pongono davanti. E io mi ricordo che da qualche parte ho le spade cifrate. Dove sono le spade cifrate? Le uso talmente poco, sono lì, ma con un occhio devo guardare la porta, con un occhio devo guardare il menu. Ok, e adesso con le doppie spade cifrate, che però ne impugno una sola, dovrei riuscire a passare la difesa dello scudo dell'host. Penso di avere la seconda spada, ma qui provo a lanciare una weapon art, ma vengo interrotto. E qui mi rendo conto di avere solo una spada nella mano destra, mi manca quella nella mano sinistra. Ok. Oh, qua i danni cominciano a diventare seri anche attraverso gli scudi. E possiamo finalmente far fuori, madonna mia che danno, far fuori il Sambro. Hop. Ok, e abbiamo trovato come aggirare quello scudo a torre. E qui le Estoc sono problematiche, in effetti, perché sono veloci a colpire quella. Poi mettono sanguinamento. E rimettiamoci le fruste, sì, mettono sanguinamento e mettono anche assideramento, quindi facciamo ghiaccio contro fuoco. Però qui non è che l'host abbia proprio un piano a parte spammare gli attacchi, e ce l'abbiamo fatta. È stata lunga, intensa, ma alla fine ce la siamo portata a casa. Ci è voluto un po' di ragionamento intorno a quello scudo. E è sempre la parte più difficile, quando finisco le invasioni che perdo dico, ma no cavolo, ma potevo fare sta roba qui e mi sono dimenticato. Ok, qui esplodiamo il l'aiutante dell'host, e mi aspettavo di trovare l'host qui, invece mi è passato oltre. Allora dobbiamo andare a recuperarlo, a ritrovarlo. Vediamo se qui dentro non sono ancora tutti vivi. Quindi no, eccolo qui, buonasera. E questo maghettino che scappa, mellifluo, e qui gli diamo il trattamento delle doppie fruste, solo che mi sa che alla fine, ah no, esplode con il sanguinamento, ci facciamo un bagno nel veleno. E bello quando si riesce a fare un po' di 1v1 con l'host. Però bisogna avere, secondo me, un'arma con una weapon art forte per terminare velocemente gli aiutanti. Allora, qui abbiamo un Sambro, che è uno stregone, e che quando si rende conto che sono invulnerabile, perché sono appena arrivato nel loro mondo, scappa, si allontana. Ah, qui mi staggera, non mi fa danno perché ho ancora il buff per prendere vita dagli attacchi magici, mamma mia. Ok, però alla fine riusciamo a seccarlo e rimaniamo da soli con l'host e un presagio. L'host ha una zanna del limiere con quella, bel roll catch qui, e madonna. Ok, arriva il presagio a darmi manforte, e anche lui ha uno scudo importante, ormai ho capito, cioè nel senso ci provo lo stesso, pensando di riuscire magari a provocargli sanguinamento attraverso lo scudo. E però comunque ci sono sempre le doppie spade cifrate che fanno veramente brutto contro gli scudi. E qui lui rolla bene e poi sì, tiene alta la difesa,
e c'è poco che posso fare. Qua c'è un presagio che blocca la strada, che mi colpisce. Gentilissimi presagi. Ok, lo lasciamo lavorare mentre noi cerchiamo le spade, che come al solito non ricordo dove stanno. Eccole lì. E l'altra è di là. Ok, perfetto. E basta, adesso lui usa il suo scudo, ma non... Allora, la weapon art colpisce, non può essere proprio bloccata, colpisce attraverso lo scudo, mentre comunque se uso gli attacchi normali, le spade, queste due spade dritte non rimbalzano contro gli scudi, ma passano attraverso, ci permettono quindi di portare comunque a termine le nostre combinazioni di attacchi, che è veramente una buona cosa. Ok, qui era da un po' che cercavo l'host e l'aiutante, e poi a un certo punto ho capito dove potevano essere. Ho detto, ma non è che, visto che mi risegna, sono qui. Eh sì, sono qui. Allora, c'ha la... Dunque, l'host ha l'artiglio della belva meteoritica, quest'altro c'ha la spadona... Io volevo lanciare la weapon art che colpiva anche attraverso l'angolo, però vabbè, niente, alla fine tipo cade. Qui evitiamo gli attacchi e sulla recovery, in questo ambiente angusto, l'host non può fare niente. E poi gli rimando su anche l'ascensore, così se dovesse voler tornare almeno ce l'ha già pronto. Va bene. Prossima invasione. Dunque, qui abbiamo... Ah, sì, Mefistofile, il diavolo in persona. Bello il cosplay, molto bello. E se non sbaglio ha qualcosa che è relativo al sangue. Vediamo un po'. Non so se ha il tridente di Mog, forse. Sì, quello è il tridente di Mog. Vabbè, si mette giusto un paio di buff. E ok, va bene, non ha balsamo forse, va bene, mi baffo anch'io, vai che ci proviamo, ecco, fiumi di sangue per... Ma anch'io ho una weapon art da poter spammare, guarda, Mefistofele, un po' di vita per favore, un po' di punti vita, perché 1600 sono veramente pochi a questo livello. Arrivederci, ci vedremo all'inferno. Ok, qui, anche qui stavo cercando da un po' questi. Madonna, sono in tre. Può essere un problema, abbiamo una fiume di sangue, come vivere senza? E questo mi insegue. E questo lo secchiamo male? No, perché faccio partire la weapon art quando è a terra, quindi si rialza rotolando. E però, mamma mia. E qui non mi basta l'equilibrio, perché è finito l'effetto della mia poesia infinita. Questo prende uno strafottio di danni. E qui, che sono in gruppo, possiamo lanciare oscurità, solo che questi se ne fregano, vengono avanti con la fiume di sangue. E allora proviamo a lanciargli incantesimo della fiamma nera. Questo è una figata, se colpisce fa un danno esagerato, e non colpisce ovviamente, però non, io ci credo. Non demordo. Allora, attenzione, qui mi seguono. Ok. Come vi dicevo, si corre sui lati, non al centro. E va bene. Questo se ne va. È il primo che esplode, grazie ai tiratori scelti. E rimane l'host, che si trova in una brutta situazione. Tra l'altro è sempre Tony. L'avevo beccato anche prima. Ah, ciottolo... scintipietra, questa weapon art è molto forte e non fa moltissimi danni. Con quell'attacco in salto mi aspettavo di prendere molti più danni. Ah no, c'è anche l'amico dell'host, ok, qui fa un bel trade a mio favore, perché lui non mi colpisce con l'attacco in salto e possiamo spammare un pochettino questa nera fiamma e arriva cortissimo. Però bisogna... ecco, mi aveva preso male prima, allora, perché adesso il danno è stato considerevole. Vai, ci riproviamo. Vediamo se... mamma mia. Vediamo se qui, mi raccomando, passate di lato. Ah no, ha ucciso, ecco dove era questo. Era uccidere i palestrieri. Però non ha ucciso tutti i nemici presenti in questa zona, perché ci sono ancora...
ci sono ancora parecchi nemici e va bene, lui penso che possiamo terminarlo con le fruste, vediamo. Non so se vado direttamente dall'host magari, che è impegnato in combattimento. Sì, sono tutti e due impegnati in combattimento. Ok, e adesso direi che è il caso di finire questo aiutante zelante. L'aiutante zelante. Ah, c'è un altro invasore, tra l'altro. No, mi allontano, va bene. Tony capisce che non è cosa e torna a casa. Va bene. E qui è un altro momento. Uia, la weapon art del giovane Radahn. Ok. Abbiamo la possibilità sempre di utilizzare la fiamma nera. Eccola qui. Hop. Sempre un buon danno. Per i punti azione che consuma, devo dire che... mamma mia, qui viene preso l'host dalla fiamma nera, l'host viene sciolto direttamente. E basta, con questa invasione termina anche il mio video. Ragazzi, grazie per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao cari.